Con venerdì abbiamo di fatto dato attuazione a tutto quello che è il sistema del rilancio impresa. Abbiamo fatto partire tutta una serie di bandi, abbiamo anche allocato risorse molto significative, in particolare abbiamo fatto partire tutto il sistema casa, tutto il sistema del bianco, tutti i bandi relativi all'imprenditoria femminile, all'imprenditoria giovanile ed infine abbiamo portato all'interno delle zone di crisi anche quei comuni che erano rimasti esclusi rispetto alla programmazione comunitaria, cioè le zone famigerate 107-3C in cui alcuni comuni erano stati esclusi. Di fatto recuperiamo quasi tutto il Goriziano, tutto il distretto del Mobile, tutto il distretto della Sedia. Questo proprio per far sì che più comuni possibili, quindi più aziende possibili, abbiano la possibilità di accedere a dei contributi agevolati. Il punto sulla situazione Electrolux? Beh, la situazione Electrolux è, siamo arrivati all'accordo di programma con lo Stato, noi venerdì abbiamo allocato 1.400.000 di nostra competenza rispetto all'adeguamento dello stabilimento di Porcia, mentre gli altri 8.600.000, perché vi ricordate erano 10 milioni di euro in complessivo, i soldi allocati per il sistema del bianco, crisi Electrolux cosiddetta. Questi 8.600.000 invece vanno a ricadere su tutte le aziende dell'elettrodomestico che sono allocate in regione e che fanno parte dell'indotto del bianco. Tornando a rilancio impresa parte subito, ma anche un effetto retroattivo? Assolutamente sì, in particolare abbiamo un effetto retroattivo per due grandi settori. Il primo per quanto riguarda l'IRAP, l'abbattimento dell'IRAP, l'1% delle nuove partite IVA che si aprono in Friuli Venezia Giulia o delle partite IVA che da altre regioni arrivano in Friuli Venezia Giulia valgono già per il 2015. Quindi quest'anno già vedrà questo abbattimento ed in più per l'imprenditoria giovanile e per l'imprenditoria femminile per la prima volta in Friuli Venezia Giulia potranno accedere ai bandi anche le imprese che hanno già aperto da 3 anni la loro attività.